Ciao Ciro, benvenuti allo youtuber più veloce del mondo. Se sono un po' impacciato perché oggi non riesco a parlare, quindi mi raccomando, siate un pochino clementi. Volevo dire un paio di cose velocemente, poi dalla prossima settimana veramente, perché avrò meno impegni, i video saranno non solo più editati, ma probabilmente editati molto meglio di prima perché mi sto informando su come migliorare il tutto. Quindi veramente un ultimo momento di pazienza perché poi ne vedrete delle belle, ce la metterò veramente tutta. E quindi ribadisco, date anche un'occhiata agli altri video, ho fatto la recensione di una serie di sfortunati eventi, che anche non spoiler, secondo me è una delle cose più belle che ho fatto su questo canale, per quanto ovviamente non sia perfetta. Se veramente ci tenete, se tenete a me come youtuber, per favore dategli un'occhiata. Partiamo subito però, innanzitutto io credo che in una serie TV di questo genere siano necessarie tre cose. Innanzitutto la profondità dei dialoghi, è veramente importantissima in una serie supereroistica. Secondo, il mistero, e terzo, il colpo di scena. Abbiamo visto tutto in questa puntata. Per quanto riguarda il dialogo, ce n'è stato uno bello, profondo, umano, per quanto non particolarmente lungo, ma neppure troppo breve, tra Emiko, chiamatela come volete, e Oliver, alla fine della puntata, intelligente perché non è stato buttato a caso, ma si sono creati i presupposti. Emiko ha apprezzato un gesto di Oliver, che è stato peraltro altrettanto impattante, emotivo, commovente. Il suo mettersi a nudo di fronte a tutta la cittadinanza di Star City in televisione. Poi il colpo di scena, che in questo caso è stato duplice: la morte di Curtis, che non ci saremmo mai aspettati nel mezzo di un episodio, e dal contempo poi la scoperta che non era la morte di Curtis, che era semplicemente un piano organizzato dallo stesso assieme al supporto dell'Argus. Tutto bellissimo, tutto sorprendente e tutto che ci ha fatto saltare, immagino, dalla poltrona. Con tutto ciò, un Kirk Azevedo fantastico, che riesce a comunicare anche semplicemente dormendo, ha un'espressività fuori dal comune ed è uno dei villain più belli che ci siano mai stati, se non, forse un po' mi sbilancio, il villain più bello che ci sia mai stato all'interno, non dico tanto dell'Arrowverse, ma di Arrow, perché poi c'è Iobarton, che secondo me mantiene ancora il primato, credo che lo manterrà sempre, o meglio, l'Harrison Wells, Iobarton. Ok, per quanto riguarda poi il mistero, abbiamo il messaggio criptico finale, quando Deagle prende scelte difficili, mostra autorità e subito dopo gli segue la scena con Dinah che trova nella macchina il biglietto con scritto "Vi eliminerò uno alla volta". Paz mi faceva notare che potrebbe essere il compagno di Oliver della cella ed è molto probabile. In questo senso devo dire che è stato molto acuto e soprattutto devo dire che sono contento perché era il momento di prendere in mano un personaggio che di potenziale ne aveva e come, che ci aveva stupito tantissimo quando si era rivelato per quello che era. E soprattutto quindi Arrow è brava anche a riconnettersi con il passato della propria stagione, ma anche con il passato lontano, vedete la stessa Emiko che viene fuori soltanto in questo momento, ed anche in tal senso reinserendo Lorel, che è Lorel di Terra 2, ma che ci richiama inevitabilmente la Lorel di Terra 1 e che ne sta riprendendo il ruolo, sebbene non sia un personaggio identico. Anzi, devo dire che Katie Cassidy sta riuscendo anche a fare un bel lavoro facendo notare la differenza tra le due. A tratti sembra addirittura un'altra persona. Certo, lei fisicamente cambia ogni 2x3, nell'ultimo tempo si è assestata, prima dimagriva, ingrassava come niente, quindi il suo corpo la rendeva tre persone diverse nello stesso momento. Però in questo istante, dal punto di vista recitativo, a parte le cazzate, secondo me sta dando molto e quindi merita un plauso da parte nostra. Ora, bella anche la ripresa, ecco, come dicevo, il ritorno al passato. Arrow è capace di fare questo: ha ripreso, oltre ad Emiko che non c'era in passato ma che è legato alla figura di Robert Quinn, oltre alla questione di Laurel, anche e soprattutto il figlio di quell'uomo di cui non ricordo il nome, che era sulla zattera con il padre di Oliver, con Robert Quinn e Oliver Queen. Cioè, capite cosa significa tornare alla prima stagione inserendo una sottotrama di puntata interessante che permette il congiungimento tra Oliver e sua sorella, quindi che permette anche il prosieguo della trama principale senza dover appellarsi a personaggi inutili come fa Flash quando prende il metovelo di puntata? Questo è un personaggio temporaneo, ma un temporaneo che ha senso, che interessa e che permette anche il prosieguo della storia. Non so se mi spiego. Va bene, siamo su un livello decisamente superiore e non penso che questo si possa negare. Non devo aggiungere altro se non semplicemente un appunto sulla regia, che mi sembra che migliori sempre di più, un po' di macchina a mano, l'inquadratura, la camera che segue il personaggio, quindi che gli cammina di fronte quando per appunto il personaggio è in movimento, quindi un po' di continuità.
nella visione e pochi stacchi di camera, o meglio limitati a quello che serve, realizzati decisamente meglio del passato e che in Flash, che veramente a questo punto logisticamente ci sono delle puntate in cui tocca dei picchi veramente bassissimi, veramente da montaggio su Sony Vegas di principianti di YouTube, principianti forse no, ma dilettanti è meglio. Quindi, insomma, un pochino di attenzione loro dovrebbero mettercela, invece Arrow ce la mette come, quindi va lodata per questo. Vi chiedo di nuovamente scusa per la velocità, ho detto già come andrà dalla settimana prossima, voi supportatemi e vedrete che avrete qualcosa in cambio. Ci vediamo con la recensione di Flash, a meno che questo video non esca dopo.